Attenzione, se l'intenzione è quella di recarsi a Modica Sorda, proveniendo da Ragusa o da Modica Alta, pensateci due o magari tre volte prima di avventurarvi in strada, e meglio se anticipate l'uscita di qualche ora. I vostri nervi saranno messi a dura prova, per non parlare della vostra incolumità, visto che sul ponte Guerrieri accade anche questo. Automobilisti che in preda all'ansia e in forte ritardo, decidono di fare inversione di marcia proprio sul ponte sarebbe bastato pochissimo per l'ennesima tragedia stradale con l'impossibilità dell'ambulanza di intervenire in tempo ormai sembra più che certo che a Modica i lavori di miglioramento della viabilità stradale non si riescono a programmare e soprattutto a gestire quanto non accade in altri comuni accade proprio nella città della Contea file di autovetture incolonnate che definire chilometriche sarebbe un eufemismo da modica alta alla sorda è un'avventura che può durare anche diverse ore nelle quali intrappolati in auto si può assistere a veramente di tutto. Persone che, come accennato, decidono di punti in bianco di fare inversione a U, Autobus che suonano all'impazzata, camion che bloccano entrambi i sensi di marcia, motorini che sfrecciano accanto ad automobilisti dentro l'abitacolo che imprecano e sbattono i pugni sul volante. Ieri pomeriggio, il clou del dramma viario e anche questa mattina la situazione non è stata migliore, si cerca un responsabile, anche se i responsabili di quanto accade sarebbero più di uno: dalla ditta che effettua i lavori dal primo mattino fino a quando la luce del sole lo permette. Non un solo vigile urbano in chilometri e chilometri di coda. Un'amministrazione assolutamente assente e incapace di gestire quella che dovrebbe attualmente essere una priorità, tutto risolto da Palazzo San Domenico con un semplice comunicato di inizio lavori e nulla di più. Intanto mettersi in strada proprio per percorrere proprio chilometri è impossibile, chi deve fare acquisti alla sorda farebbe meglio a dirottare sul Ragusa, chi invece per impegni lavorativi o visite mediche deve necessariamente raggiungere il Polo commerciale o l'ospedale non ha altra scelta che partire almeno due ore d'anticipo o trovare soluzioni alternative. Nessun segnale stradale, infatti, avverte l'automobilista proveniente da Ragusa riguardo i lavori in corso e la lunghissima fila. L'unica segnaletica verticale è stata posizionata a soli 30 metri dal semaforo, quasi a prendere in giro chi ha già atteso ore per arrivare in quel punto. In un'ora e mezza non si è visto questa mattina neanche un vigile urbano la cui presenza magari avrebbe fatto da deterrente a chi, come si diceva, si trova costretto a fare inversione di marcia proprio sul ponte Guerrieri, infrangendo il codice stradale e mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri. Tutto questo sperando che mai. Un'autoambulanza si troverà costretta a dover transitare proprio dal ponte. Inutile ricordare inoltre che sulla statale 194 transitano auto provenienti e destinate non solo a Modica ma anche da Ragusa. Che Magari devono raggiungere Ispica, Sciclio, Pozzallo. Migliaia di automobilisti al giorno che restano bloccati per la realizzazione di una semplice rotatoria. Che quando ultimata unirà la statale con la zona Catina. Lavori che adesso però interessano non soltanto la zona interessata dal cantiere, ma anche tutta Modica Sorda, zona Sacro Cuore, ospedale, fino ad arrivare allo spiazzale Bruno. Un'intera città praticamente paralizzata per dei lavori che sicuramente si sarebbero potuti e si dovevano gestire meglio, basta ricordare quando nel 2014 il Ponte Guerrieri venne chiuso per lavori di manutenzione, neanche in quella circostanza si registrarono disagi così evidenti come quelli attuali. Siamo a Modica lungo la ex strada statale 115. Quello che vedete alle mie spalle è solo una parte della grandissima coda di traffico che si è venuta a creare questa mattina ma in realtà anche ieri a causa dei lavori di realizzazione dello svincolo di Contrada Caitina. Adesso parliamo con gli automobilisti. Alcuni hanno detto, riferito di aver fatto code per quasi un'ora. In particolare lamentano il traffico completamente bloccato dalla zona proveniente proprio da Modicalta. Gli automobilisti, da quanto tempo siete in coda? Eeeh, una mezz'oretta, era. mezz ma eravate a conoscenza dei lavori? Qua. No, quindi lo avete appreso adesso, praticamente sì. E dovete poi ripassare da qui? Si, sì. sì, devo ritornare nuovamente. Da quanto tempo è in coda? Guardi, almeno 45 oh, minuti. Ma, 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 ma. 45 minuti, ma lei sapeva dei lavori di realizzazione? Assolutamente no, assolutamente no. Non ho capito, quindi si è trovato bloccato qui. E siamo ancora bloccati, sì. Anche ieri stessa cosa. Ah, anche ieri ha fatto questa cosa. Sì, 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 sì. Un'ora e, un e mezza ieri pomeriggio. Insostenibile, ma non può percorrere strade alternative. Purtroppo no. Abbiamo cercato strade alternative, ma non ce ne sono. Salve, ma lei da quanto tempo è in coda? Eh, almeno un'oretta ma lei lo sapeva dei lavori di realizzazione dello svincolo no 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 completamente ora allora, sono arrivato qua e sono rimasto qua e devo andare a consegnare eh, ma infatti eh, ora vediamo non so che cosa è successo è successo qualcosa stanno vedendo una rotonda no no ci sono dei lavori di realizzazione lei non ne sapeva nulla no no completamente, neanche non hanno detto. Stamattina abbiamo passato velocemente e eh, aspettiamo che dobbiamo fare. E perché sono partiti adesso i lavori? Eh lo so, eh, eh, vabbè, penso che prima di sera arriviamo a casa. Prosegue costante l'attività dei carabinieri della compagnia di Modica attuata con un'azione persistente e sistematica volta a prevenire e reprimere ogni forma di reato. In tale contesto nei giorni scorsi è stato predisposto un apposito servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio condotto con il prezioso supporto delle unità cinofile e dei colleghi a quattro zampe, Lille King, è stato concentrato a Scicli e Ispica, città particolarmente bersagliate di recente. Da fenomeni di degrado urbano legati soprattutto all'abuso di alcol e alla vendita e consumo di sostanze stupefacenti. Lo sforzo dei militari dell'arma ha permesso di arrestare un 28enne tunisino celibe, disoccupato e censurato. Il giovane, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato quindi trovato in possesso di circa 1,2 kg di asci e 140 g di cocaina. Rinvenuto tutto all'interno della sua abitazione a Scicli, la prima sostanza era suddivisa in oltre 10 panetti, mentre la seconda si presentava in pietre solide da cui successivamente si sarebbero ricavate le singole dosi. Dopo la convalida dell'arresto, il giovane ha ricevuto la misura cautelare della custodia in carcere nella caserma circondariale di Ragusa. Nella medesima cornice operativa, inoltre, i carabinieri hanno proceduto a segnalare alla prefettura di Ragusa tre ragazzi spicesi, tra cui un minorenne, per detenzione illecita di sostanze truffacenti come hashish per uso personale per un totale di 12 grammi. L'attività, particolarmente proficua ha premesso il sequestro dell'ingente quantitativo di stupefacente per un valore complessivo di circa 20.000 euro ed evidenzia l'impegno sempre altissimo profuso dalle istituzioni al fine di garantire una risposta quanto più pronta e aderente possibile alle esigenze della collettività. 8.382 le persone, 487 gli automezzi controllati e 70 le contravvenzioni per violazione alle norme del codice della strada. E questo l'esito dei controlli effettuati da tutte le forze di polizia presenti in provincia, in particolare nei giorni 24, 25 e 26 dicembre. Numerosi gli equipaggi interforze che hanno collaborato con gli operatori delle polizie locali di ogni comune per pattugliare i centri storici le zone residenziali con particolare attenzione verso i luoghi di aggregazione specie nei centri storici e nelle aree più urbanizzate con finalità di prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità a fissare controlli straordinari il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in prefettura la scorsa settimana e presieduto dal prefetto Giuseppe Ranieri in cui unanime è stata la scelta di innalzare i livelli di sicurezza contro i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria nelle aree urbane e periferiche con mirati servizi di controllo e particolare attenzione contro la mala movida in considerazione soprattutto delle festività natalizie quindi scopo quello di porre un freno ai comportamenti che possono sfociare in disturbo della quiete pubblica anche attraverso l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti la Polizia di Stato, l'Arma, i Carabinieri e la Guardia di Finanza dal giorno della vigilia di Natale fino alla notte di Santo Stefano hanno infatti impegnato per l'espletamento dei servizi oltre 100 pattuglie e numerosi operatori, in aggiunta alle pattuglie in borghese messe in campo dalle forze di polizia che hanno effettuato numerosi posti di blocco dinamici di persone ma anche mezzi. Analoghi controlli saranno effettuati adesso in occasione degli eventi di fine anno affinché siano garantiti i festeggiamenti in sicurezza. Addirittura schizzi di sangue sui gradini e sulla porta della chiesetta di San Sebastiano nel cuore del centro storico di Ragusa Superiore. e quanto segnala il presidente di Ragusa in movimento, Mario Chiavola, che si chiede se davvero è questa è la città che vogliamo e se quattro persone di malaffare riescono a tenere in sacco un'intera popolazione. Ci rifiutiamo continua chiavola a pensare che ciò accada e soprattutto non vorremmo che il malaffare si sedimentasse con altro malaffare sino a diventare difficile da estirpare. Chiavola si dice quindi preoccupato per la piega che sta prendendo la vicenda dell'ordine pubblico nella parte superiore del centro cittadino, nel quadrilatero compreso tra via Sant'Anna, via Mario Leggio, via Rapisardi e via Giambattisto Dierna. Si parla di spaccio, si parla di risse, si parla di atteggiamenti, di strafottenza, aggiunge Chiavola, che poco hanno a vedere con il quieto vivere. Radio ad alto volume sul sagrato della cattedrale, bottiglie di vetro che circondano le panchine in pietra dello stesso sagrato, con il rischio che cadano sulla piazza sottostante persone anche ubriache. Insomma, uno scenario. Di ordinario degrado a cui non vogliamo abituarci. Anche perché, se a questo aggiungiamo gli scippi che si sono verificati di recente, abbiamo un quadro tutt'altro che edificante rispetto a cui si rendono urgenti soluzioni specifiche come la videosorveglianza. A quanto pare, quella esistente non è in grado di dare risposte efficaci. Forse sarebbe il caso, continua il presidente di Ragusa in movimento, che il sindaco sbattesse i pugni sul tavolo per ottenere quelle risposte che tutti i cittadini sperano di ricevere. Sì, lo sappiamo, le forze di polizia stanno facendo i conti con persistenti riduzioni di organico, ma a questo punto si concerti un modo di agire che riesca finalmente a reprimere questo fenomeno di degrado persistente in Piazza San Giovanni e nelle aree limitrofe, perché non ci può essere sviluppo afferma ferma ancora chiavola o crescita se ancora continuiamo a confrontarci con questi deleteri fenomeni. Speriamo che qualcosa di buono da qui ai prossimi giorni possa accadere e che soprattutto non si debba più prendere atto di ulteriori lamentele decisioni cittadini, perché non si riesce a fermare l'ondata malevola di chi è interessato solo a creare disagi su disagi in questa parte della nostra splendida città.